Melania Messina, Helsinki. Seduta sulla panchina di Vimini, mi ha confessato tutto quello che sapevo già, che la sua vita agiata era talmente piatta da costringerla a rubare le storie degli altri. Le ho ripetuto il discorso sull'etica dello scrittore che mi aveva fatto la sua collega, e per la seconda volta mi ha dato ragione. Ma ormai non avevo più voglia di raccontarle nulla, né di Gladys, né di quando hanno ammazzato Mom, Rachel, né di come Belize City diventi ogni giorno più violenta. Non mi andava più di raccontarle i miei sentimenti, le mie angosce, perché avevo ancora paura che potesse banalizzare intere esistenze. Così ho cambiato discorso. Hai visto cosa sta succedendo nel mondo? Sì, ho visto. In Belize, per nostra fortuna, non c'è alcun contagio da coronavirus. Negli Stati Uniti c'è qualche caso. In Italia invece è un'ecatombe. E io ho pensato al turista italiano, quello del legame tra oppio e religione. E ho avuto di nuovo un momento di smarrimento. Sarà mica Dio che li punisce. Ma il mio pensiero è stato interrotto dallo squillo del telefono. Cindy, sono Germaine. Ambergris è in lockdown. Hanno chiuso tutti i voli e tutti i porti. Hanno trovato una ragazza positiva a San Pedro. Credo sia arrivata qualche giorno fa da Los Angeles. Chiudi tutto e vieni al porto. Io, il taxi e Richie siamo le ultime lance che possono lasciare l'isola. Partiamo all'1. Sbrigati, perché qui è già un casino. Gli aerei? Stasera chiudono anche l'aeroporto internazionale. C'è un ultimo volo alle 7. Sono uscita urlando ad Elizabeth di raccattare al più presto le sue cose e come due pazze siamo scese al porto. I due water taxi erano già stracolmi di visi bianchi. La gente spingeva e si ammassava sul molo, mentre i poliziotti con i Kalashnikov colpivano le gambe dei più agitati. No assembramento, mantenete le distanze. Ma che pretendevano? Che la gente se ne stesse tranquilla a fumarsi una sigaretta e aspettasse il lockdown delle 3 per barricarsi in casa. Io dovevo tornare a Belize City. Gladys mi aspettava, non potevo stare giorni interi lontano da lei. American passport, American passport, urlavano le forze dell'ordine. Elizabeth ha alzato in aria il suo passaporto e allora un poliziotto si è aperto la strada tra la folla, cacciando e colpendo con il fucile. Ha strappato il documento dalle mani di Elizabeth, ha controllato e l'ha spinta verso la barca. Io li ho seguiti, ma quando sono arrivata lì davanti, il poliziotto mi ha scaraventato indietro. Ho guardato Germaine, anche lui era spaventato, ma mi ha fatto cenno che mi avrebbe chiamato. Ho visto partire due barconi. Elizabeth mi salutava, aveva un sorriso rigido ed era l'unico viso scuro in mezzo a una folla di bianchi. Sono tornata all'hotel. Ero così in pena, non sapevo cosa fare. Mi avevano imprigionato sull'Isla Bonita, lontano da Gladys. Ho chiamato Margie. Mi ha detto che lì è tutto a posto. Da domani scatta il coprifuoco dalle 5 del pomeriggio fino alle 8 del mattino, anche a Belize City. Mi ha passato Gladys. Aveva una voce annoiata, ma non mi è sembrata agitata. Le ho detto che ero bloccata sull'isola. Non ti preoccupare, mamma. Lo so che tu non sparisci. A sentirla pronunciare quelle parole, ho capito che lei ha sempre saputo tutto. E ha sempre sopportato la mia ansia in silenzio. Non uscire in cortile, Gladys, mi raccomando, è tutto quello che sono riuscita a dirle. Sono entrata nella suite 7. Elizabeth era riuscita a portarsi via tutto. Ho trovato nel cestino una copia di Alla ricerca dei geni. Ho strappato una ad una le pagine e dal balcone le ho affidate al vento. Poi mi sono stesa sul letto esausta e forse mi sono addormentata, perché quando è squillato il telefono non capivo bene dove mi trovavo. Era Germaine. Vengo a prenderti. Fatti trovare alle 10, alla spiaggetta del resort. Mi è venuto da piangere. Se Germaine rischiava l'arresto pur di riportarmi da Gladys, significava che una famiglia ce l'avevo anche io. Margie, Ramos, Germaine non erano il mio sangue, ma qualcosa di più. Ho pensato di chiamare Steven per dirgli che la turista era partita e che me ne stavo per andare anch'io. Ma poi ho pensato che sarebbe stato troppo rischioso e che l'avrei chiamato domani, quando sarei stata già a casa con Gladys. Ho chiuso tutto e nel buio della notte ho visto le luci dell'ultimo aereo che lasciava il Belize. Ho salutato Elizabeth Brown e ho pensato che finalmente avrò avuto qualcosa da scrivere. Alle 10 meno un quarto mi sono avviata alla spiaggia. Il taxi di Germaine era al largo. Non c'era luna. Era buio pesto e mi sono sbracciata per farmi notare. Mi ha mandato un messaggio. Prendi la barca remi di Steven e raggiungimi. Se vengo lì mi incaglio. E così ho fatto. Quando sono salita sulla lancia ci siamo abbracciati. Grazie, Germaine. E gli ho bagnato la maglietta di lacrime. Il viaggio è durato il doppio del solito. Per evitare i controlli abbiamo dovuto viaggiare a motore basso e luci spente, seguendo una rotta meno diretta. Io e Germaine guardavamo muti il cielo nero. Avevo mille pensieri.
nessuno dei quali io ora possa ricordare.